Parliamo ora di sport in Lombardia. Domenica si svolgerà il Gran Premio di Monza, un appuntamento molto atteso per gli appassionati dell'automobilismo, della Formula 1 e nel nostro paese, nella nostra regione. Il nostro Marco De Luca oggi era presente alla conferenza stampa all'autodromo di Monza, dove ha potuto intervistare l'assessore allo sport della regione Lombardia, Antonio Rossi. Allora, Gran Premio di Formula 1 Monza, un appuntamento importante non solo per questa città, ma per tutta la Lombardia e tutta l'Italia. Sì, siamo all'84esima edizione, questo vuol dire che fa parte della tradizione dello sport, della storia della Formula 1 mondiale e italiana. Io penso che il Gran Premio sia di Monza ed è qui deve rimanere. Non è soltanto una questione non è soltanto un volano economico per la Brianza, ma è per tutta la Lombardia e per tutta l'Italia. Penso che quindi sia doveroso che rimanga qui. Vuol dire anche accrescere la cultura sportiva, perché non è soltanto i 3 giorni di gara, ma è tutta una settimana che coinvolge più appuntamenti sportivi. Quindi penso che sia veramente molto importante questo evento, anche perché insomma, promuove tanti tipi di sport, non soltanto. Poi c'è grandissima visibilità, milioni e milioni di spettatori che guardano l'Italia. Lei prima di fare il politico era uno sportivo, questi sono sportivi, fanno automobilismo. Che similitudini trova tra lei una volta e loro adesso? Ma guarda, sono grandi sportivi, insomma mi rifaccio un po' ad Alonso che è un grande ciclista, insomma, ma poi conosco anche altri piloti, insomma so molti di loro giocano anche a calcio, insomma li ho anche incontrati in qualche partita benefica. Sono sportivi a tutti gli effetti, hanno proprio poi il senso della velocità, ogni tanto esco con Liuzzi, insomma, e sono andato in macchina con lui, insomma ti posso dire che hanno veramente una, in pista ovviamente, hanno una... Riescono a tenere insomma dalla macchina, riescono a capire quando ci sono qualche cavallo in più nei motori, insomma veramente hanno una marcia in più, non si può dire altro che hanno una marcia in più. L'ultima battuta invece sulla Regione Lombardia, siete tornati dalle vacanze, tanto lavoro da fare, quali sono le prime cose in calendario? Guarda, io già dalla prossima delibera, dalla prossima giunta, porto in delibera un accordo quadro che faccio insieme, che Regione Lombardia fa insieme a CONI, CIP, USR, cioè Ufficio Scolastico Regionale, ANCI Lombardia e UPL. Questo sarà tutto un accordo sullo sport in regione. La Regione Lombardia ci mette più di 18 milioni, ci sono vari assi, dalla scuola all'impiantistica, a tutti i progetti anche per la salute, di prevenzione alla salute. Penso che sia un qualcosa di innovativo, perché non si era mai riusciti a mettere tutti insieme e fare sistema.